Terzo flash mob del ponente della Valpolcevera Uniti in lungo mare Canepa. Non solo qui, il flash mob si svolge anche in altri quartieri. C'è sempre più gente. Sì, esatto. Buongiorno a tutti. Oggi è ufficialmente il secondo flash mob del ponente, il terzo qua in lungo mare Canepa. Il ponente è unito perché di fronte alle divisioni che ci volevano quasi imporre, invece noi ci siamo uniti, siamo solidali, siamo tutti cittadini della stessa città, della città di Genova, che vogliamo che sia meravigliosa e che ad oggi non lo è, almeno per parte di questa cittadinanza. Non chiediamo la luna, lo diciamo spesso anche nei nostri cartelli, e non siamo i comitati del no. Ecco, questa è una cosa che vogliamo smarcarci. Noi non siamo per il no. Siamo per il progresso, per il lavoro, per tutto ciò che porta ricchezza, ma non possiamo dimenticarci della salute, non si deve dimenticare la salute e il benessere dei cittadini. Quindi noi siamo i comitati del sì, sì alla salute, sì alla riqualificazione, sì al benessere e sì al ponente finalmente vivo e non più servo di una città che ci sta sfruttando senza limiti, perché se noi non poniamo oggi un limite, qui sarà la morte di tutti. I dati sono allarmanti e i morti di cancro nel ponente sono tantissimi, non vengono mappati, non c'è una vera mappatura puntuale, ma le morti noi le contiamo ogni giorno e ci sono nuovi casi anche fra noi. E non posso dire il nome, ma un nostro carissimo componente del comitato sta lottando e noi siamo con lui e lui con noi. Quindi noi siamo veramente cittadini, non c'è politica, non c'è ideologia, faziosità, c'è la volontà di poter vivere i nostri quartieri. Tra poco vi unirete al flash mob di Cornigliano. Possiamo dire quanti comitati stanno partecipando? Facciamo qualche nome. Allora, siamo tutto il ponente, quindi partendo da Pra, Palmaro, Pegli, Multedo, Sestri, Borzoli, Fegino, Valpolcevera, Certosa, Rivarolo, Cornigliano, poi mi aiuta anche Enrico D'Agostino perché è la memoria, Voltri, Bolzaneto, tutto il ponente della Valpolcevera. Infatti il nostro è un ruggito positivo ovviamente di Valpolcevera e ponente. Ci siamo uniti proprio quando abbiamo visto che ci volevano dividere, quando cominciava la guerra, prendilo tu il petrolchimico. Ricordiamo che nella Valpolcevera e nel ponente di Genova ci sono già 12 siti RIR. Questo vuol dire siti a rischio di incidente rilevante. Ci dicono di stare tranquilli, ma se il nome dice che è a rischio di incidente rilevante, io penso che qualche rilevanza c'è per la popolazione. E dicono che siamo anche stati istruiti all'emergenza. Vi garantiamo, noi abitiamo a 300 metri, a un chilometro neanche, da certi siti. Nessuno ci ha mai dato un piano di emergenza in caso di gravi danni, gravi pericoli. Noi siamo preoccupati. Qui a San Piadrina, dove facciamo il flash mob, abbiamo 5 siti RIR, tutti chimici, petrolchimici, quindi sostanze pericolose, tutti nella stessa zona portuale. Abbiamo una ferrovia portuale, abbiamo le navi che comunque, come sappiamo, anche a Sant'Edoro sono una grave piaga perché ci stanno ammorbando e facendo ammalare. E abbiamo tutto, abbiamo anche un'autostrada oggi. Oggi è il giorno in cui si apre la sesta corsia con grande gaudio di tutta la città che verrà qui, giustamente camminerà dal Levante a Ponente, però ricordatevi di noi quando percorrete lungomare Canepa.